La disperazione, la rabbia, il sentimento di un torto subito sul volto dei coloni, ebrei di Amona, quando il loro insediamento in Cisgiordania, non lontano da Ramallah, è stato evacuato dalla polizia israeliana. La Suprema Corte lo aveva deciso da anni. Il governo di Gerusalemme a febbraio, dopo interminabili rinvii, ha dato il via all'operazione. Ma a fronte di ciò, rimangono in Cisgiordania, a Gerusalemme Est, a vivere nelle cosiddette colonie, quasi 600.000 israeliani. Per loro, come per i palestinesi, in quella terra affondano radici e diritti che rivendicano con simmetrica determinazione. Noi camminiamo sulla stessa terra dove hanno camminato Abramo e Isacco. Non ci siamo mai posti il problema a chi appartenga. La terra di Israele è nostra. Questa terra è tutta palestinese. Finché c'è sangue che scorre nelle mie vene, questa terra rimane mia. Questa terra, parla arabo, speaks Arabic. Sono migliaia di anni. Questa è la terra del mio popolo, il popolo di Israele. Nella Giudea e Samaria è nata e cresciuta la nostra cultura. Abbiamo sempre pensato e creduto che dovevamo tornare qui. In 50 anni, subito dopo la fine della guerra dei sei giorni, si sono susseguite costruzioni di nuovi insediamenti e abbandoni forzati, norme di regolamentazione da parte di Israele e dichiarazioni di condanna. Anche la semantica può far capire quanto spesso ci si trovi all'opposto per definire la terra contesa, controllata da una prospettiva, occupata da un'altra. La storia ci porta al 1967, alla vittoria della guerra da parte degli israeliani, ai confini oltrepassati, ai territori conquistati ai giordani e ai palestinesi. La prima colonia ebraica nasce a Kfar Etzion, dove gli abitanti ebrei avevano dovuto abbandonare il loro kibbutz nel 1948, dopo la sollevazione araba. Allora erano morti in più di 300. Pochi si erano salvati. Ma alcuni dei loro figli, nell'ottobre del 67, tornarono. Fu il primo insediamento autorizzato. Mio padre è rimasto ferito nei combattimenti e fu trasferito in un altro kibbutz. Lì fu catturato dai giordani e per 9 mesi lo hanno tenuto prigioniero. A me, che sono nato proprio in quel periodo, hanno dato il nome di Eliashiv, che significa letteralmente il Signore fa tornare. Era un dovere tornare qui e ricostruire ciò che era stato distrutto ai nostri genitori. In alcuni casi, però, gli insediamenti sono stati costruiti su terreni di proprietà privata di palestinesi, senza che ci fosse stato un regolare acquisto, prima occupati e poi delimitati illegalmente. Diritti negati, a volte riconosciuti dalla giustizia israeliana, a volte no, comunque sempre con lunghi iter giudiziari, come a Tur Musaia. Da centinaia di anni i nostri nonni ci hanno vissuto. Era normale coltivare la nostra terra. Poi un giorno arriva uno che si chiama Boaz, con una roulotte e un cane. Era il 1996. Era armato di una mitragliatrice e lo proteggeva l'esercito. È proprio triste guardare la nostra terra e non poterci arrivare. La nostra terra era anche quella laggiù. Lì ci vivevamo. Prima ci hanno confiscato i terreni, poi hanno costruito l'insediamento. Si rimane a levantare la mano.
Nel dicembre scorso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 2334 di condanna del governo di Gerusalemme sugli insediamenti, senza che gli Stati Uniti esercitassero il diritto di veto, l'ultimo atto dell'amministrazione Obama. A gennaio il premier Netanyahu, sull'onda del cambio alla Casa Bianca e la spinta dei partiti della destra nazionalista che lo appoggiano, ha annunciato la costruzione di altre 6.000 unità abitative nelle colonie e la fondazione di una nuova per gli abitanti di Amona, mentre la Knesset ha approvato una legge che autorizza l'espropriazione retroattiva di terreni di proprietà privata di palestinesi a favore dei coloni. So let's see what we do. Ma dopo l'incontro a Washington col presidente degli Stati Uniti Trump, Netanyahu ha compreso che il sostegno americano in tema di insediamenti è molto più cauto e ondivago di quanto potesse aspettarsi. La rinascita degli ebrei in terra di Israele si è fermata 50 anni fa. Tutte le forze presenti non hanno permesso che continuasse quel processo iniziato 130 anni fa. Questa legge è l'inizio dell'estensione della nostra sovranità su tutto il territorio. Chi cercherà di fermarlo non ci riuscirà, perché questa è la storia moderna del popolo ebraico che torna in Israele, nella sua terra. Sono circa 500 ettari, è la terra confiscata sulla quale sono stati costruiti insediamenti. Abbiamo presentato 93 cause contro i coloni. La legge che il governo israeliano di destra ha fatto passare alla Knesset significa che non esiste alcun diritto di nessun cittadino sulla propria terra. Può essere confiscata in qualsiasi momento dalle forze di occupazione e data ai coloni. Dietro lo sviluppo e l'espansione degli insediamenti ci sono ragioni politiche e demografiche che si intrecciano con un vissuto religioso, culturale ed identitario, dal sapore individuale, ma dai riflessi naturalmente sociali e collettivi nei rapporti tra ebrei e palestinesi. La sua è una scelta religiosa oppure esistenziale o politica? Per gli europei la politica e la religione sono due cose differenti e separate. Nella cultura israeliana la politica e la religione sono una sola cosa, è la nostra civiltà. La nostra aspirazione è di rimanere in questa regione, la regione di Beniamino, una delle 12 tribù del popolo di Israele, come ci ha promesso Netanyahu. Siamo cresciuti sui valori su cui è stato fondato Israele e adesso ci hanno sradicato come un albero dalle sue radici. Nonostante l'insediamento, però, avete piantato nuovi ulivi. Li abbiamo piantati e loro li hanno sradicati. Li abbiamo ripiantati e li hanno ristrappati. Anche mio figlio continuerà a piantarli. Non perderemo la speranza. Gli insediamenti in Cisgiordania sono ritenuti da buona parte degli osservatori internazionali e dai palestinesi un ostacolo decisivo al riavvio del processo di pace e alla soluzione due stati per due popoli. Soluzione ancora apprezzata, secondo i sondaggi, dalla maggioranza degli israeliani. Il governo di Gerusalemme però non lo ritiene l'unico scoglio, anzi gli antepone la sicurezza di Israele stesso e la richiesta del riconoscimento dello Stato ebraico, portando come esempio il ritiro da Gaza del 2005, che fu seguito da nuove crisi e conflitti nella striscia. Voi, guardando quell'insediamento, credete ancora nella soluzione due Stati per due popoli? La pace di cui parli, quella fra due Stati, è possibile. Ma ci deve essere una divisione, che Israele ritorni ai confini del 1967, quelli di prima della guerra dei sei giorni. Così potrà nascere lo Stato di Palestina. I palestinesi che sostengono il terrorismo vanno cacciati. Con chi invece vuole la pace possiamo vivere insieme, ma comunque sempre sotto la nostra autorità. Le nazioni arabe si stanno sgretolando. Non esiste il popolo siriano, iracheno, giordano e nemmeno quello palestinese. Gli arabi sono divisi in sette, religioni, tribù e famiglie. Questo albero è ciò che ci dà vita. Questo albero è la vita e l'avvenire. E questo albero sradicato che sta accanto ti racconta che non ci può essere pace con loro.